Un cordiale buon pomeriggio dallo stadio Bentegodi, dove tra pochi istanti Verona e Catanzaro si affronteranno per la 37esima giornata del campionato di Serie B 91-92. Il Verona insegue la promozione. Finisse oggi, la squadra scaligera sarebbe stromessa dalla prossima Serie A. Una stagione di alti e bassi, quella dei veronesi, che nel finale sta tentando di risollevarsi. Purtroppo per loro però hanno perso punti decisivi nella fase centrale della stagione e adesso solo un miracolo potrebbe tenere vive le speranze della formazione gialloblu. Infatti dovrebbe vincere le due partite rimanenti e sperare che almeno una delle quattro squadre che la precedono faccia qualche passo falso. Il Catanzaro si trova invischiato nella zona retrocessione. Finisse oggi, al contrario del Verona, potrebbe festeggiare la salvezza. Ovviamente del Verona per la mancata promozione, ma si sa che basta pochissimo in Serie B per venire risucchiati nella parte calda della classifica. I risultati poi delle altre partite condizioneranno sicuramente anche l'ultima giornata. Tutto è pronto per il calcio d'inizio che sarà dato dalla formazione di casa. Siamo al decimo minuto, Verona in attacco con Icardi, in traiettoria però c'è un giocatore del Catanzaro. Tacconi, ecco la conclusione del numero 7 in maglia gialloblu, palla deviata sull'esterno della rete, calcio d'angolo per il Verona. Insiste Verona e Stojkovic ha una buona palla per andare al tiro da un poco fuori dall'area di rigore del Catanzaro. Ecco conclusione, debole centrale, respinge il portiere del Catanzaro Marino. Siamo al 28esimo, il Verona fatica a trovare spazi, Catanzaro abbastanza coperto e prudente fino a questo momento, ma ora Raducioio può andare a esplodere di destro. Ecco la conclusione, bravissimo Marino con la punta delle dita a mandare in calcio d'angolo, si resta sullo 0-0. E dal calcio d'angolo la palla è buona ancora per il giocatore rumeno, Raducioio va al tiro e questa volta nulla può fare il portiere, tocca appena il pallone che si infila alle sue spalle. Forse c'è stata anche una deviazione di tacconi, ma il risultato è che la palla è finita in rete. Pertanto, quando siamo giunti al 29esimo, Verona 1, Catanzaro 0. Siamo giunti al 40esimo e uno svarione difensivo ha liberato la fascia destra per il numero 8 del Catanzaro, Orati, che va al tiro. Ecco la conclusione. Tiro forte, ma che non riesce a superare il portiere del Verona, che respinge in due tempi. Bel contropiede del Verona, Stojkovic passa il pallone con precisione nello spazio per Davide Pellegrini che va al tiro e con un bellissimo tiro supera il portiere del Catanzaro, raddoppio del Verona al 43esimo. Il Catanzaro ha fallito l'opportunità di pareggiare e subito dopo è stato punito. 2-0 Verona, la rete di Davide Pellegrini. Siamo al 54esimo, Verona avanti di 2 gol. Il Catanzaro non sembra avere la forza per reagire, adesso è ancora la squadra di casa con Serena che si presenta tu per tu con il portiere ospite, il tiro di piede, la deviazione in calcio d'angolo. Siamo al 58esimo, sempre Verona in attacco, tenta Florin Raducioi di sorprendere tutta la difesa ospite, ecco il tiro, palla che si stampa sul palo, si resta su 2-0, ma Raducioi è andato vicinissimo alla doppietta personale e al terzo gol del suo Verona. 67esimo, splendida azione del Verona che porta Icardi a tu per tu con Marino al tiro. Ancora una volta il portiere del Catanzaro riesce a evitare il tracollo dei suoi, ma ormai sembra che la partita sia segnata. Continua l'assedio alla porta di Marino e adesso Stojkovic che va alla conclusione di sinistro. Ecco il tiro preciso, diagonale, va a baciare il palo e a terminare la sua corsa in rete. 3-0 al 72esimo. Ormai negli ultimi 10 minuti di partita il Catanzaro prova a farsi vedere dalle parti di Gregori per almeno marcare il gol della bandiera. Lo fa con Esposito, il tiro di Massimiliano Esposito, splendido il gol! Bellissima la rete del numero 10 del Catanzaro che si toglie la soddisfazione personale e accorcia le distanze quando siamo giunti all'84esimo. E si conclude con la vittoria per 3-1 del Verona, la sfida che ha visto il Catanzaro soccombere qua al Bentegodi. Una sconfitta che fa precipitare la squadra calabrese proprio vicino al baratro della retrocessione. Al contrario, il Verona con questi 2 punti resta nella scia delle prime 4. Con il Padova già promosso, la squadra del Verona dovrà fare la corsa su Brescia e Cagliari e Bari per rimanere aggrappata al sogno promozione. Tutto ciò non risulta facile, ma negli ultimi 90 minuti Verona dovrà fare il bottino pieno e sperare che almeno una delle squadre che la precedono inciampi. È tutto dallo stadio di Verona, dove ribadiamo il punteggio finale Verona 3, Catanzaro 1, linea allo studio.